Il dado è il mio pastore e nulla mi mancherà. Egli mi fa giacere in pascoli erbosi, mi guida lungo le acque che... Egli mi distrugge l'anima. Egli mi conduce per i sentieri della giustizia, per amore del caso. Dovessi camminare nella valle dell'ombra della morte, io non temerei male alcuno. Perché il caso è con me. I tuoi sacri incubi mi consolano. Tu apparecchi dinanzi a me la mensa al cospetto dei miei nemici. Tu ungi il mio capo con olio, la mia coppa tra bocca. Benessere, pietà, male, crudeltà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. E io abiterò nella dimora del caso. Per sempre. Sì, pronto, Giulia. Sono io, Fabio. Sì, ti chiamavo col mio numero, vedevi che ero io e alla fine poi non mi rispondevi come l'ultima volta. Lo so, mi avevi detto che preferivi non sentirmi. Ma che ti devo dire, Giulia? Mi manchi. E voglio sentire la tua voce. Non ti ho chiamato per litigare, no, assolutamente. Ma perché non possiamo parlare come facevamo una volta? Raccontami com'è andata al lavoro, che hai mangiato? Mi hai sognato? Lo so che sono passati 5 mesi, ma che mi dici che adesso mi devo fare una vita? Io la vita me la volevo fare con te. No, io a te piacevo, ricordi? E poi non ho capito che cazzo è successo, cosa c'è in me che non va più? Ma dimmi cosa devo fare, ma non è che uno si annoia da un momento all'altro, dimmi cosa devo fare. Se cambio carattere va bene, ma che vuol dire? Ah, quindi un giorno devo fare il burbero, un altro giorno il romantico, una settimana scambisti e un'altra settimana mormoni. Ma non sto urlando! No, mi calmo, mi calmo. Un mese, cazzo, è passato solo un mese, ma che c'ha Roberto che io non ho? Giulia, ma io e te il sabato sera andavamo a leggere i poeti russi in villa comunale. Roberto, fai il PR in discoteca. No, non sono io che sono sempre lo stesso, sei tu che sei cambiata. Giulia, non voglio parlare al telefono, ti passo a prendere, andiamoci a mangiare una pizza, ti porto a teatro. Stai facendo le valigie. Una settimana con Roberto a Ibiza. Ma io non ne sapevo niente, non ti ho chiamato per questo. Tuo fratello, non lo sento da 2 settimane. No, 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 non mi ha detto nulla. Giuro. Senti, Giulia, non partire. Ti passo a prendere, manda Roberto in aeroporto e passiamo una settimana io e te insieme e vediamo di risolverlo questo problema. Ma se eri tu che dicevi che ti sentivi soffocare dalla ripetitività del mio atteggiamento, che la nostra storia non andava avanti per colpa delle nostre abitudini, adesso ti propongo una pazzia e non va bene lo stesso. No, va bene. No, non ti volevo disturbare, sì. Ci vediamo in giro, sì. Buone vacanze. Pronto, Andrea? Sono Fabio. No, lascia stare questa cosa del numero, poi ti spiego. Che fai? Ti passo a prendere per una birretta? Dai, dai. No! Ma quale Giulia? Sono passati 5 mesi, non ti voglio parlare di Giulia, dai, andiamoci a bere una birra. No, e invece no, hai visto? Ti volevo proporre una pazzia. Guarda, io quest'estate la devo svoltare, partiamo, io e te, ce ne andiamo una settimana a Ibiza. Partiamo, partiamo domani, dopodomani al massimo. Ma quale discoteca a Ibiza? Ci sono panorami da paura, escursioni mozzafiato. Ma certo che ci divertiamo. No, Andrea, se la metti così, m'offendo, ci conosciamo da 15 anni, il biglietto te lo pago io, no, poi là ci organizziamo. Hai visto, sì. Dai, ti passo a prendere. Ok, 15 minuti sono a casa tua. Andrea, no, siccome magari partiamo, no, domani, dopodomani, domani è il compleanno di Giulia, no, avevo pensato di comprarle un bracciale, una collana, lasciargliela nella cassetta delle lettere, ma accompagni. Andrea, pronto? Che vita triste. Giulia Respighi, 29 anni, da 5 mesi è entusiasta sostenitrice del metodo. Grazie al dado ha già visitato Rodi, Corfù e Ibiza. Ha cambiato tutto nella sua vita, tranne il suo numero di cellulare. Andrea Strozzi, 37 anni, non ha mai lanciato i dadi in vita sua. Quelli del Monopoli non contano. Per questo non è mai stato a Ibiza.
Stavolta non la supero, no. Ho fatto un rapido calcolo. L'altra notte prima di prendere sonno. E sono 12 lasciti in appena 14 anni di vita. In pratica, una media di 0,85 inculate all'anno. Quindi, ogni anno sono stato lasciato da quasi una persona. Vi rendete conto? Neanche la soddisfazione di essere lasciato da una persona tutta intera. Treta, frattaglie, animelle, mai la soddisfazione di un maiale tutto intero. Una sorta di San Sebastiano martire moderno. Una sorta di San Sebastiano martire moderno. Una sorta di San Sebastiano martire moderno. La ripeto ossessivamente questa frase con grande stupore di tutti i miei clienti ogni volta che mi accanisco contro questi poveri quarti di bue, contro questi deliziosi controfiletti, contro queste ostiche costatine. Affilo i coltelli e sorrido. Affilo i coltelli e certifico la freschezza del macinato. Sì, signore, fresco macinato questa mattina. Affilo i coltelli. E fianco, fianco a dirotto, e le mie lacrime sul balcone mischiate alle frattaglie, dritto, alle ribelle, diventano rosse, rosse come quelle della Madonna di Civitavecchia. Ve la ricordate voi la Madonna di Civitavecchia? Ha pianto per ben 14 volte in poco più di un mese, e tutti ci credevano, tutti pensavano realmente che quelle fossero lacrime di sangue, un po' come me, te, voi, che ogni volta che incontriamo una persona pensiamo finalmente che possa essere quella giusta, e invece ogni volta sono solo lacrime, lacrime di frattaglie. Ma parliamoci chiaro, senza questa storia del caso, senza questa storia del cambio, del metodo, senza di lui, a quest'ora sarei diventato un serial killer e chissà in quale galera starei marcendo. Il metodo mi ha salvato la vita. Le vite. In pratica mi ha evitato la galera. E stavolta che faccio? Chiamo un amico. No. Un amico meglio di no. Decido io. No! Non posso decidere io. Non posso. Farò decidere, come sempre, a lui, il mio fido compagno, il dado. Farò esattamente quello che lui mi dirà. Sì. Allora, uno o due, non ci penso più. Tre o quattro, la uccido, la trito e la rivendo a prezzo speciale. Cinque o sei, me ne vado a Ibiza. Arturo Gregoretti, macellaio, ex dentista, ex guardiano notturno, attualmente PR a Ibiza. Da 3 anni brillante seguace del metodo e da allora nessuna denuncia per violenza domestica. Buonasera, signore e signori. Un attimo, tira. Pari io, dispari tu. Ok. Tre. Benvenuti alla 327esima tappa dello Stocastico Tour. Stocastico non è una parolaccia, ma vuol dire aleatorio, che capita per caso. Siamo veramente felici stasera, lieti di essere qui con voi a Cleto per presentarvi una delle scoperte che non esitiamo a definire tra le più sensazionali dopo quella della ruota, dei baffi e della mongolfiera. Non siamo però predicatori o guaritori, state tranquilli, ma seri professionisti del caso. Il nostro tour ha già attraversato tutte le minori città italiane e altre 67 misconosciute città europee. Domani saremo a... Dove saremo domani? Un attimo. Quattro. Polska. Polonia. Polonia, abbiamo 12 ore per imparare il polacco. E ce le faremo passare. Se stasera siamo qui è perché il metodo ha deciso di liberare anche voi da quel fardello, dalle mille facce, dai mille nomi che alcuni chiamano
coerenza, altri ancora volontà o paura, altri ancora ego. In poche parole, il metodo renderà la vostra vita più spumeggiante, libera, appagante, felice. Grazie al metodo, da oggi potrete cancellare tutti i vostri sensi di colpa con un semplice lancio di dadi. Ma vi starete chiedendo in che cosa consiste questo metodo. Chi sceglie il metodo affida tutte le sue scelte, dalle più banali alle più importanti, esclusivamente al caso, che si presenta mellifluo sotto forma di dado. Da come ci siamo dovuti vestire, alle nostre scelte in campo sessuale, ai nostri orientamenti politici, a come educheremo i nostri figli, tutto sotto l'egida del dado. E già in centinaia, in migliaia, persino nella fredda e razionale Svizzera, hanno scelto il metodo, con risultati più che soddisfacenti. Ordinare il kit completo del metodista perfetto è semplice. Il pacco arriverà a casa vostra in 22, 33, 88 ore. Basta indicare nome, cognome e il vostro indirizzo, oppure quello di una persona qualunque, tanto il pacco, se deve arrivare, arriva. Da domani però, se un imbecille vi taglierà la strada passando con il rosso, per voi non sarà più solo un imbecille, ma magari un altro seguace del metodo, quindi non denunciatelo. Se vostro marito vi tradisce con la vostra vicina di casa, non è perché non vi desidera più, perdonatelo, è solo uno dei suoi ego minoritari, magari quello più porco, ma che grazie al dado è riuscito a esprimersi. E voi non giudicate tutti questi io minoritari, perché un io minoritario porco ce l'abbiamo tutti. Chi non salterebbe addosso alla propria vicina di casa senza neanche salutarla procace? Tutte giocereste a letto con il vostro insegnante di yoga o di pilates alto e slanciato. Solo alcuni, non moltissimi per la verità, forse io, andrebbero con Arturo Gregoretti, macellaio, ora residente ai Pizzi. E diciamocelo con chiarezza una volta per tutte: tutti gli omosessuali hanno un io di minoranza eterosessuale e tutti gli eterosessuali hanno un io di minoranza omosessuale. L'importante è affidarsi al metodo e dare al dado la possibilità di risvegliarlo. In Italia sono ormai migliaia i seguaci del metodo. Basti pensare all'ultima tornata elettorale, dove oltre il 60% degli aventi diritto al voto ha lasciato decidere al caso a un io di minoranza, ora di maggioranza. La politica costa troppo! Dispari! Parliamo di vitalizi! Abbiamo un problema di immigrazione! Pari! Chiudiamo i porti! È uscito 6! Svuotiamo direttamente il mare! Il paese si impoverisce! Dispari! Mettiamo la flat tax! Questa non l'ha capita neanche il mio di minoranza. Ma a volte il caso ha bisogno di tempo per farsi comprendere. Grazie al dado, da stasera potete dare voce a tutti quegli ego minoritari che ogni giorno siete costretti a zittire. Ma forse vi starete chiedendo in che cosa consiste questa serata. Vi guideremo in una serata assolutamente casuale, stocastica. Noi siamo qui per risvegliare, soddisfare, nutrire i vostri io di minoranza. Perché in una vita a caso nessuno ci può giudicare. Per questo, signori, vi crediamo per tutta la durata della presentazione di mettere da parte la vostra volontà e di abbandonarvi alla legge dei dadi. Finalmente siamo arrivati al momento più bello della nostra presentazione. A partire da questo momento verrete coinvolti in una serie di azioni completamente a caso. Gioie e dolori si poggeranno casualmente su di voi e sperimenterete la leggiadra frizzantezza di una vita a caso. Con un semplice lancio di dadi, noi risveglieremo alcuni dei vostri io minoritari. Verrete guidati con delicata fermezza tra le braccia del metodo. Questo è sicuramente uno dei momenti più emozionanti e belli della nostra presentazione. Ma alcuni di loro sicuramente ricorderanno gli avvenimenti occorsi qualche settimana fa a Petilia Policastro, dove un gruppo di 23 partecipanti si è prodigato in un'orgia di 25 ore che ha prodotto 3 figli, 2 matrimoni, un divorzio e 7 anni di reclusione. Beato sia il caso che mette disordine nelle nostre vite, un po' come è accaduto 2 anni e mezzo fa a Domodossola. Lì, durante la serata, abbiamo cambiato il sindaco, abolito le strisce pedonali, riaperto le case chiuse, vietato gli starnuti dalle 15 alle 16.03, ma soprattutto trasformato l'acqua in vino. A proposito di vino, noi stasera vogliamo mostrarvi che anche le nostre azioni sono assolutamente casuali, quindi adesso vi faremo una dimostrazione. Lì avete potete vedere due bottiglie, una è piena di multivitaminic, l'altra è piena di vino rosso. Noi adesso, con un lancio di dado, decideremo se bere in un minuto il vino rosso o il multivitaminic prima di andare avanti con la nostra presentazione. E sarà un notaio tra di voi che accerterà la veridicità di questa operazione. Beh. Innanzitutto esercita il tuo io minoritario olfattivo.
e verifica che si tratta di multivitaminico e di vino. Confermi? Conferma, si è preso questa grande responsabilità. Adesso te ne prenderai una più grossa. Questo è il dado. Guardalo con rispetto. Se esce un numero pari, noi berremo in un minuto la bottiglia di vino. Se invece esce un numero dispari, berremo sempre in un minuto la bottiglia di multivitaminico, 7 vitamini. Prego, lancia. Lancia bene. 5, multivitaminico. Puoi tornare a posto, prego. I vitamini. Un minuto passa presto, eh? Allora, calmo. C'è andata bene però? Di lusso direi. Ma come l'altra volta dove eravamo? Un litro di rum in 5 minuti. Andiamo in tanti posti. Guantanamo. Cuba. Bella quella presentazione. Sì. E abbiamo creato un centro anche molto solido, eh? Mi mandano ancora le fotografie su WhatsApp. Facciamo un brindisi. Sì, a Cuba, perché no? Vai. A Cuba. È finito, vabbè. Ma lo sai che non mi dispiace questo multivitaminico? No, a me, guarda, io il multivitaminico, se non ci appoggio un taralluccio o un biscotto, non mi... Un taralluccio, un biscotto, mica erano delle opzioni queste cose. Mi sto lamentando. Ho capito, più che domani che andiamo in Polonia. Ma in Polonia non ce l'hanno il multivitaminico. Ah, perché poi il multivitaminico ce l'abbiamo solo in Italia. Ma lì berranno spremuta di barbabietola. Ma vabbè. Abbiamo finito, andiamo. Sentiamo un velo pietoso. Questo, signori, era solo un esempio. Adesso diventerete voi i protagonisti della serata. Vi daremo degli assaggi, dei saggi del caso. E partiremo dal primo io minoritario erotico, che è uno dei più diffusi in tutti i paesi del Mediterraneo. Di questo io minoritario fanno parte tre categorie di frustrati, morti di figa e false educati. La mamma di famiglia che quando a tavola le parli di sesso si tappa le orecchie e ti versa subito un altro petto di pollo nel piatto. Mica questo petto di pollo mi basta voglia di scopare la mamma. E poi per sicurezza ti leggi anche due paginette dell'ultima enciclica di Papa Francesco. B, il finto intellettuale, quello che per tutta la serata ti parla del suo ultimo libro, ti versa prontamente il vino nel calice, ti accarezza leggeramente la mano e poi quando l'accompagni sotto casa ti si fionda sulla bocca. C, la falsa educanda. Quella che se non passano almeno 3 mesi lei preferisce non concedersi. Questo strano esemplare te lo trovi puntualmente il sabato sera nel bagno di un locale in ginocchio con la testa che appare e scompare misteriosamente dietro un lavandino. Ma lasciamo che sia il dado a mostrarci le rigogliose glabre alla brasiliana, come cazzo volete, foreste del sesso. Allora, abbiamo bisogno di due volontari, sì. Due persone che hanno mortificato in questi ultimi anni il loro io minoritario erotico. Allora, una donna che ha mortificato. Io? Tu hai mortificato. No. Vado a prendere qualcuno di dietro. Perché non ti preoccupare. Ah, tua sorella chi è che ha mortificato? Tu sei, chi è? Non ti preoccupare, non succede niente. Sei tranquillo. Mi piacciono questi volontari spontanei, guarda. Ciao. Li conoscete? No, allora, ciao Gioia. Sì, ma non ci cischiamo. Semplici e chiare istruzioni, visto che tu hai tutta questa voglia, diciamo, di affidarti al caso, all'alea. All'alea, giusto. Questo è il dado. Se uscirà un numero pari, tu massaggerai sensualmente questo ragazzo. Sulle spalle. Ma non perdiamo tempo, non perdiamo. Se invece uscirà un numero dispari, lo legherai con questa corda, lui si inginocchierà davanti a te e ti guarderà come uno schiavo adorato. Forza, tiriamo! Dispari! Vai! Lì c'è la corda. E farete tutto questo prima di tornare a posto per la durata, attenzione, di 7 minuti, a partire da adesso. Non lo so, io mi devo inginocchiare. Non molto distante dall'io minoritario erotico, c'è l'io minoritario affamato.
L'Italia è la patria degli io minoritari affamati, anche se nessuno lo riconosce. Prevalgono infatti l'io maggioritario palestrato. L'io maggioritario non mangio nulla eppure ingrasso, sarà costituzione. E l'io maggioritario forse è colpa del fatto che ancora vivo a casa con i miei. L'io maggioritario vegetariano. E l'io maggioritario comincio da lunedì. Grazie al metodo, finalmente, potreste iniziare a gestire in maniera flessibile la vostra dieta. Non più 15 giorni di fila di minestrone, ma magari esce dispari 3 giorni di frutta, esce pari 2 giorni di verdura, esce dispari altri 3 giorni di frutta, poi 45 di seitan, un ristorante cinese, pakistano, indiano, e poi 3 giorni di digiuno. Grazie al metodo potete addirittura certificare questo, quello che è il vostro fabbisogno calorico giornaliero. Esce pari 1000 calorie bastano, dispari facciamo 5000. Ora, per risvegliare il vostro io minoritario affamato, noi abbiamo predisposto lì una panca. Da una parte potete vedere una pentola piena di un chilo di pasta e ceci, e dall'altro un menù completo del Cleto Festival immaginario. Allora, chi è che è affamato? Chi vuole mangiare? C'è qualche affamato tra di voi? Affamato. Qualcuno? Tu, vieni. Vieni. Allora, anche in questo caso, regole molto chiare. Tirerai tu. Se esce, facciamo tirare lei. Va benissimo. Ma perché? No, perché mi devi dettare le cose. No, sì, non bisogna prendere l'iniziativa. Allora, se esce un numero pari, se a te esce un numero pari, ti papperai questa bellissima e buonissima pasta e ceci. Altrimenti ti toccherà questo menù completo immaginario. Vedete? Proteine immaginate. Allora, questo è il dado. Numero pari ceci, numero dispari immaginate. Dispari! 3, è uscito 3, quindi prego. Allora, aspetta un attimo, tu mangi la pasta e ceci. Tu mangi la pasta e ceci, cara. Accomodati. Ci sono ben 4 cucchiai, vieni, accomodati, è buonissima. Ecco qua, siediti, siediti. L'abbiamo comprata da Eurospin, mangia. È buonissima. E farete tutto questo, mangerete tutto questo, mi raccomando, andare veloce, per la durata di 12 minuti a partire da adesso. Ma proseguiamo con la nostra presentazione. Adesso è il momento di lavorare con l'io minoritario bambino. Frasi come non voglio più crescere, o se mi tratti ancora così ti tradisco col primo che passa, oppure La Bella e la Bestia è il mio film preferito, non saranno più un tabù per voi. Questi sono i Lego, le vecchie costruzioni, ve le ricordate? Allora, chi è che vuole giocare con queste costruzioni? Abbiamo qualche io ludico? Prego, vieni, vieni, vieni. Ti vedo molto ludico, vieni, non è una parolaccia, vieni. Vieni, vieni, ti sei offerto, ho visto. Ci serve un volontario. Un ludico come te, la faccia da ludico, vieni qua, vai. Vieni, vieni, bravo, bravo, bravo. Sei ludico dentro, è quello che noi vogliamo risvegliare il basta mio giocoso. Basta con questi videogiochi, basta, basta. Allora, aspetta, non credo inizio. Questo è il dato, ormai lo sapete, il nostro pastore, il nostro, va bene? Se esce uno o due, dovrai costruire con questi Lego una bella casetta. Se esce 3 o 4, una barca. Se esce 5 o 6, un formidabile aeroplanino. Va bene? Pronto? Tira, dai, forza, non perdiamo tempo. Mamma mia! Ehi! L'aeroplanino! Ti puoi accomodare? Sì. Tanto c'hai tempo, farai tutto questo per la durata di 14 minuti a partire da adesso. Ok. Mentre i nostri amici qui dietro riscoprono alcuni loro ego minoritari, è arrivato il momento di lasciare la parola all'uomo che ha inventato il metodo e lo ha diffuso nel pianeta, l'uomo che ha portato la felicità per tutti noi, Luc Rinner. Leggo. Nella terapia dei dadi incoraggiamo i nostri pazienti a raggiungere una decisione lanciando i dadi. Lo scopo è distruggere la personalità. Desideriamo creare al suo posto una personalità multipla, un individuo incoerente, infido e progressivamente schizzoide. La mia teoria è che tutti abbiamo degli impulsi minoritari che vengono frenati dalla personalità normale e raramente si liberano in azione.
Gli impulsi minoritari non hanno goduto della libertà da quando la personalità è stata fondata. Ogni personalità è il risultato delle soppressioni progressive delle minoranze. Attraverso i dadi puntiamo a creare esseri umani privi di una personalità definitiva, uomini e donne imprevedibili, anarchici, liberi. L'uomo dei dadi è quindi una creatura le cui azioni vengono decise giorno per giorno dal rotolare dei dadi. Però, quando chiediamo ad una normale persona infelice di lasciar prendere una decisione al dado, lui ci crede solo a patto che questo sia un gioco, oppone resistenza. Per questo il lavoro deve partire dalla zona della vita in cui non vi sono grandi minacce per la personalità normale e poi, piano piano, espandersi. In teoria tendiamo a un uomo puramente a caso, senza abitudini o schemi, che mangia da 0 a 6, 7 volte al giorno, dorme quando capita, sessualmente risponde a caso a uomini, donne, cani, elefanti, cocomeri. I nostri pazienti si sentono liberati quando realizzano che i loro problemi possono essere risolti, ma non sono più loro a doversene preoccupare. Tutti i problemi sono stati trasferiti sulle spalle quadrate del dado. Non è molto diverso dal cristiano che pregando dice sia fatta la tua volontà, o dagli studenti zen o taoisti che si abbandonano al Tao. Anche in questi casi il gioco del controllo dell'ego viene abbandonato e ci si affida a una forza esterna. Mi sembra arrivato il momento di far librare la nostra anima sulle ali della dolcezza, della poesia, del romanticismo. In migliaia, in tutte le parti del mondo, ogni giorno, oppressi da una società competitiva, reprimono il loro io minoritario romantico. E noi questa sera vogliamo farlo uscire fuori, vogliamo creare un'interazione romantica completamente a caso. Quanti di voi si staranno struggendo pensando, la chiamo o non la chiamo? Arrivederci. Dicevo, quanti di voi si staranno struggendo pensando la chiamo o non la chiamo? E se poi è fidanzata? Ah, almeno 18 anni! Grazie al dado, finalmente, questi problemi non dovranno più preoccuparvi, perché non sarà più un vostro problema porveli. Specialmente anche in questura, molte stazioni di polizia infatti consentono ai loro imputati di avvalersi prima della legge dei dadi e poi di quella ordinaria. Così abbiamo tantissimi colpevoli che giustamente sono stati scagionati e tantissimi innocenti che altrettanto giustamente stanno affrontando la galera. Bene, ora abbiamo bisogno di lanciare un po' il dado e quindi io mi occuperò di questo gruppo di persone alla mia destra, alla mia sinistra, ma tanto è uguale. Il primo di voi che farà un numero dispari, tira tu, allora, l'ha scelto per rispondere. Cominciamo da qua. Chi farà invece un numero pari interagirà con quell'altro fortunato. Vai, vediamo. Quattro, ce l'abbiamo su. Vede che ne avevi bisogno. Lascia il vino perché non ti servirà. Hai visto che culo che ho avuto? Guarda, oh, bella ragazza, brava. Allora, adesso noi creeremo una dimensione isolata per voi due. Il mio collega vi venderà. Voi inizierete a conoscervi su un piano fisico, sensoriale. E poi da cosa nasce cosa? Inizierete ad abbracciarvi, ad esempio. Abbraccio, abbraccio. Non come al funerale. Togliti gli occhiali, non ti servono. Sei più bello così. Ah, ora che abbiamo isolato il senso della vista, isoleremo anche il senso dell'udito. Abbiamo predisposto una canzone che solo loro due sentiranno e inizieranno anche a ballare avvinghiati. Vai Simona! Toccalo anche tu, toccalo, prendi confidenza col suo corpo, guarda che pettorali. Papà, mamma, prendetela come un'esperienza formativa. Ce la stiamo facendo, piano piano. Perfetto. Ora partirà la musica. Capirete che ballo fare, se un tango, un valzer, qualcosa di più, ancora più erotico. Non lo toccare però.
quanto tempo, scusi? Vediamo un po'. Avvigliate, e farete tutto questo per la durata di 14 minuti a partire da adesso. Ma ballate. Perché non siete romantici, per questo non la sentite. Ma torniamo alle parole del nostro maestro, del professor Rinehart. Leggo. Per cambiare un uomo bisogna cambiare il pubblico attraverso il quale lui si giudica. Un uomo viene definito dal suo pubblico, dalle persone, dalle istituzioni, autori, riviste, eroi cinematografici, filosofi dai quali si immagina di essere applaudito, esaltato. I grandi disturbi psicologici, le crisi di identità, avvengono quando l'individuo incomincia a cambiare il pubblico per cui recita, dai genitori ai pari, dai pari alle opere di Albert Camus, dalla Bibbia a Hugh Hefner. Il passaggio dall'io sono un buon figliolo all'io sono un buon compagno costituisce una rivoluzione. D'altro canto, se gli amici approvano un anno la fedeltà e l'anno dopo l'infedeltà e l'uomo si trasforma da fedele marito in libertino, non è avvenuta nessuna rivoluzione. La regola del riscontro sul pubblico rimane intatta. È stata alterata solo l'aspettativa su una questione secondaria. La mia meta era annullare il bisogno di pubblico, fare a meno dei valori, dei valutatori, dei desideri, di essere inumani, onnipresente. Dio, ma vi vedo un po' stanchi, un po' provati. Noi quest'oggi vogliamo convincere davvero che quella del metodo, del caso, è l'unica via giusta, l'unica strada realmente percorribile per raggiungere la tanto agognata felicità. Quante volte avete lasciato chiusi nel vostro cassetto i vostri sogni più reconditi? E quante volte invece non ci avete nemmeno provato a diventare quello che sognavate da piccoli? Tu per esempio cosa volevi fare? Io volevo fare il pittore. Sì, il pittore, ci avevo anche una buona vocazione. Ah. Poi mio padre ha detto che queste non sono cose che portano da nessuna parte, che i pittori non hanno i soldi e funzionano di fame. E così ho abbandonato. Ma da oggi in poi non ci dovremmo preoccupare più di cose così. Non dovrete più temere di diventare qualcosa di diverso da quello che siete. Desiderate diventare pittori? Bene, il caso potrà preparare per voi di essere degli scultori. Ma in fondo, che male c'è? Sempre di arte si tratta. Bene, allora, ancora una volta, alle nostre spalle potete vedere alcuni oggetti che richiamano e risvegliano il vostro io minoritario artistico. Ora, abbiamo bisogno di due volontari. Un volontario che si prende la briga di dipingere un quadro con quel pennarello, tema la situazione politica attuale, il beccherà un numero pari, invece beccherà un numero dispari con quel DAS lì, creerà una scultura, tira, tema la morte di Marchione. Quindi mi raccomando, una cosa a lei. Allora, cominciamo da qui. Lei. Se esce il numero dispari, puoi fare il DAS. Vai. Vai. Tu ti rendi DAS. No, dai, dai, fallo sto quadro. Sei, mi dispiace. Vediamo tu se becchi il numero dispari. Ah, se tu puoi esatto. No, devi lanciare qua. Dipingere invece. Non vorrei lanciare il DAS. Minoritario artistico. Tre. Dipingi la situazione politica attuale. Questo è il DAS, la scultura, tema la morte di Marchione. Quindi mi raccomando, qualcosa per me. E farete tutto questo per la durata di 12 minuti a partire da adesso. Vai, io credo. Vai, vai. Come potete vedere qui, dietro questi io artistici che chissà quali grandi opere stanno preparando, abbiamo questo vaso colmo di fagioli, questi libri gialli e questa serie di Grande Vinci con annessa monetina. Curiosoni, spioni, voyeur, il mondo prima del metodo non poteva sopportarvi.
Da oggi, invece, avrete la possibilità, se il dado lo concede, di soddisfare tutte le vostre curiosità. Che bello, l'altro giorno c'era una voglia matteggiata alla nocciola e ho finito per fare indigestione di lumaca quanto imprevedibile il metodo. Avete capito come funziona il metodo? A partire da oggi nulla avverrà più come l'avete previsto, nulla avverrà più come l'avete desiderato o sperato. Grazie al metodo, quanti disastri non saranno più attribuibili a voi? Finalmente vivrete una vita libera dei sensi di colpa. Siete curiosi di sapere se lei vi sta pensando oppure no? Il dado vi consiglierà se chiamarla o meno. Siete curiosi di sapere cosa succede se vi facete forte la testa al muro? Il dado saprà consigliarvi. Forza, ma adesso abbiamo bisogno di un altro volontario, di un curioso. Chi si propone? Forse lui. Lui chi? Lui, guarda, guardalo che sguardo assente, perso nella creatività e nella... Poco curioso, ma che dici, scusa? Lui. Lui, l'uomo col golfino. Mi vedo molto curioso. Non può. Ah, può, eh. Hai tirato il dado e ti sei buttato dal balcone, bravo. Prego. Allora, anche in questo caso... Bravissimo, eh? Anche in questo caso, regole molto semplici. Questo è il dado. Se esce uno o due, conterai quei fagioli tutti fino all'ultimo. Curiosone! Se invece esce tre o quattro, leggerai solo l'ultima pagina di tutti questi libri gialli, conosciando le altre. Così scopri invece... l'assassino subito, senza tutto il resto, no? Se invece esce cinque o sei, e questa è la parte che ci piace di più, gratterai per noi tutti questi 10 grattevinci e io e il mio collega scopriremo se anche stasera potremmo pagarci la cena dopo la presentazione. Noi siamo curiosi di saperlo, non lo sei anche tu? Anche perché i soldi restano a noi. Ovvio. Tira. Prego. Sì. 4. I libri gialli, e farai tutto questo solo l'ultima pagina a partire da adesso per una durata di 12 minuti. Vai. Allora, uno degli io più vessati dalla nostra società buonista è sicuramente l'io minoritario. Un applauso. E se lo puoi tenere, vai. Lasciala quest'università. Quante volte avreste voluto spaccare tutto, urlare la vostra rabbia in faccia al bastardo del vostro capo, tirare un pugno in faccia a qualcuno? Finalmente, grazie al metodo, risolverete tutti i vostri problemi di ulcera nervosa. Mai più problemi di autolesionismo. La vostra ira, se il caso lo concederà, potrà scorrere naturale come una sorgente d'acqua minerale. Se invece il caso non lo concederà, è la stessa cosa, dovrete accettarlo, perché è il destino, è il dado che decide per voi. Ponderate la tipologia della vostra vendetta, calibrate la vostra aggressività, tempi e modi della vostra reazione. Prendete carta e penna, scrivete le vostre opzioni, lanciate il dado e scatenate l'inferno! E di inferno davvero si tratta, perché questo è un io minoritario speciale. Solo una persona tra di voi avrà la possibilità di sfogare tutta la propria rabbia sfasciando a martellate quello scanner. Lo vedete lì? Solo il primo che tra di voi beccherà un numero pari, gli altri che invece beccheranno un numero dispari non staranno lì a guardare, ma verranno condotti sul palco e cominceranno a schiaffeggiarsi così per tutta la durata della presentazione. Cominciamo da te. Pari, martello, dispari, schiaffeggi. 5, forza, fate schiaffeggiare. Schiaffeggia di nuovo. Vediamo. Pari, martello, dispari, ti schiaffeggia. Pari. 3. Un altro schiaffeggiatore provetto. Vieni. Pari, martello, dispari, ti schiaffeggia. Ma lo sai. Vai, inizia anche tu, vai. 5. Un altro schiaffeggiatore. Il caso alle volte. Anche tu, vieni, entra anche tu. Vale, martello, dispari, ti schiaffeggi. Posso picchiare lei? Altro schiaffeggio tu, vediamo, vale, martello, dispari, ti schiaffeggi. Prenditi a schiaffi, non ridere, vai. 2, a 2 infortunato. Attenzione, questo è il martello, questo è lo scanner.
sfoga tutta la tua rabbia a partire da adesso per la durata di 7 minuti. Pastore! Gente! Benessere! Ungi! Per sempre! Giulia! Fabio! In pizza! Roberto! Che vita triste! Frattaglie! Lautino! In pizza! Vamos! Buonasera! Stocastica! Venite con i casco! Orgia! Nessuno ci può giudicare! Esempio! Tu, erotico, palpala! Tu, affamato, meno immaginario! Tu, bambino, gioca! Giorno, rodare, dadi, dadi, difficile, capelli, dovuto! Tu, romantico, palla! Tu, artistico, dipinti, marchione! Tu, furioso, conta sei maggiori! Tu, violento, prenditi e schiaffi! Variazione 3. Da poco, ma mi piace, ha una strana luce negli occhi, ma l'ho capito, lo so che mi vuole bene.
Pisciaiello, magnifico. Bravo. Regista di questo spettacolo, Vita a caso. La frase di Rito, eh. La frase di Rito. Okay. Adesso andate tutti a fanculo che ci dobbiamo fare le carne. Dai, vi mettiamo bene. L'anno prossimo vi sono a questa porta, eh. Grazie per sempre soldi come loro. Allora, non andate via perché a breve, sempre qui, un altro spettacolo, meno per meno show.